collegati con il primo ospite di oggi via Skype, c'è cioè il generale Giorgio Battisti, generale di corpo d'armata, quindi benvenuto in diretta. Grazie, grazie, buonasera e grazie ancora dell'invito. E grazie a lei per il tempo che vorrà dedicarci. Qualche parola per introdurla ai nostri ascoltatori. Ricordo che ha ricoperto diversi incarichi allo Stato Maggiore dell'Esercito, ha comandato il Corpo d'Armata Italiano di Reazione Rapida della NATO, partecipato a operazioni in Somalia, Bosnia e Afghanistan per 4 turni, poi spiegheremo se vuole anche cosa significa questo, tra il 2001 e il 2016. Allora, partiamo proprio dall'esercitazione, perché soprattutto nelle fasi iniziali del conflitto, generale, noi giornalisti anche forse abbiamo abusato del termine provocazione quando provavamo ad analizzare in quale misura certe attività in ambito NATO avessero potuto provocare le reazioni smisurate della Russia. Allora raccontiamo agli ascoltatori cosa sono queste esercitazioni, perché vengono fatte, hanno anche degli obiettivi molto pratici, servono al sistema militare italiano, e poi le farò un'altra domanda sulle eventuali reazioni spropositate. Va bene, va bene. Ricordo solo che la NATO è un'alleanza difensiva, politico, militare che in questo momento è composta da 30 paesi. 30 paesi che hanno la loro cultura, la loro preparazione e il loro background. Ora, questo che cosa richiede? Per poter in un ipotetico futuro impiegare i reparti dell'Alleanza Atlantica di questi 30 paesi, è necessario che ci sia una stretta capacità di cooperare assieme, quindi con le stesse procedure, con lo stesso modo di presentarsi, di presentare lì i problemi, perché di questi 30 paesi è chiaro che solo 5 sono di madrelingua anglosassone, gli altri ognuno c'ha la propria lingua, c'è il francese, l'inglese, lo spagnolo. Quindi le esercitazioni servono sostanzialmente a validare, a testare e a validare la capacità di impiegare questi reparti dell'Alleanza Atlantica assieme, seguendo con la capacità di seguire gli stessi ordini, le stesse richieste di intervento, le stesse manovre, cose che non si improvvisano nel giro di pochi giorni, ma richiedono un'attenta attività di collaborazione, di sincronizzazione che viene svolta nel corso degli anni. E il culmine di queste attività di collaborazione, che si chiamano poi esercitazioni NATO, avvengono con queste attività addestrative che servono proprio sul terreno, soprattutto sul terreno, per testare questa cooperazione che è importante. Se no, lei si immagini soldati di 30 paesi, se non proprio 30, 25, con almeno 20 lingue diverse, come potrebbero fare per lavorare assieme, e quindi ci sono queste esercitazioni della NATO, perché poi ci sono quelle che ogni nazione sviluppa per proprio conto. Queste esercitazioni della NATO hanno un ciclo di 6 anni, ogni 6 anni viene svolto questo ciclo addestrativo con delle attività sempre più intense, sempre più difficili, fino ad arrivare alla validazione e alla certificazione che i reparti sono pronti, come dicevo prima, per un ipotetico impiego conflittuale. E ci sono 3 tipologie in questo ciclo di 6 anni di esercitazioni. Sono quelle che vengono, adesso spero di non essere troppo tecnico, quelle che vengono condotte con i soldati sul terreno, quelle che vengono condotte solo con i comandi, con i centri di comando per provare solo i collegamenti e le trasmissioni e i messaggi, e gli studi che sono degli approfondimenti delle possibili aree di impiego che vengono identificati precedentemente dall'Alleanza Atlantica. È chiaro che queste esercitazioni NATO vengono svolte nelle aree di un eventuale o di un possibile poi schieramento dell'Alleanza Atlantica in un ipotetico futuro. Potrebbero sembrare anche delle provocazioni, ma in tutto il periodo della guerra fredda, quindi nei circa 40 anni della guerra fredda, queste esercitazioni venivano fatte in tutti gli stati e le regioni dove si pensava che ci potesse essere un'eventuale aggressione da parte sovietica. Quindi si partiva dal nord della Norvegia, agli stretti di Danimarca, quindi
agli stretti del Mar Baltico prima che questo mare sfoci nell'Oceano Atlantico, al confine orientale dell'Italia, quindi al confine, diciamo, nel Friuli Venezia Giulia, in Grecia al confine con la Bulgaria e in Turchia. Quindi queste erano tutte attività che venivano fatte con una periodicità di 2, 3, 4 anni. Ma d'altra parte anche l'allora avversario, che era l'Unione Sovietica, svolgeva queste esercitazioni dalla parte opposta, diciamo, quasi confinanti dalla parte opposta del confine. Quindi erano cose che erano accettate da tutti perché stavano nelle regole del gioco, possiamo dire così. Infatti è stato chiarissimo, generale. Le leggo anche un'agenzia di questo pomeriggio, l'ANSA cita il New York Times, che dice che Washington si sta preparando a contrastare la Russia anche nell'Artico con una presenza militare più aggressiva. Sì. Quindi possiamo immaginare che tipo di lettura possa essere poi data dalla Russia a questo tipo di attività. Le volevo chiedere anche, prevista la partecipazione di osservatori stranieri alle esercitazioni, sì, NATO? Ecco, infatti volevo aggiungere questo, ma prima vorrei dire che questa presenza definita aggressiva, sì, più aggressiva, non fa altro che riempire dei vuoti o comunque disporsi contro la diciamo, di fronte alla presenza russa, che già sono anni che sta cercando di militarizzare con delle guarnigioni e con dei, diciamo, e con delle basi navali tutte le terre che emergono dallo scioglimento dei ghiacciai perenni dell'Artico. Quindi non è una cosa che viene fatta solo da una parte, ma è una risposta a quello che viene fatto dall'altra parte. Fino ogni esercitazione di questo genere prevede quello che viene chiamato un visitor day, cioè il giorno dei visitatori. In genere sono invitati tutti gli addetti militari e poi anche qualche politico, che sono accreditati, cioè che sono presenti in quel determinato paese dove si svolge l'esercitazione. E fino a qualche anno fa, io direi fino, adesso non vorrei sbagliare, comunque fino al 2014-2015, a queste esercitazioni partecipavano in qualità di osservatori anche ufficiali russi, perché c'era una forma di accordo reciproco. Gli ufficiali dell'alleanza andavano ad assistere l'esercitazione, perlomeno alcune esercitazioni russe, e viceversa. Poi c'è stata la crisi della Crimea e questo rapporto di collaborazione si è via via spento fino ad essere nullo adesso. Grazie, perché ci ha dato informazioni molto importanti per leggere i fatti di questi giorni e delle ultime settimane. E volevo parlare un attimo dell'esercito unico europeo, chiedendole se secondo lei può esistere senza un ministro della difesa europeo e se tutto questo sottrae in qualche modo delle risorse all'esercito italiano. No, sostanzialmente no, perché comunque il nostro esercito, come gli altri eserciti, come le altre forze armate della NATO, tra i vari compiti hanno quello di difendere i confini nazionali, quindi i nostri confini, di partecipare alle operazioni multinazionali come poteva essere l'Afghanistan fino all'anno scorso, e di poi contribuire alla difesa dei confini esterni dell'Alleanza Atlantica. Questi sono i tre compiti principali delle forze armate italiane, come anche i compiti principali degli altri 29 paesi dell'Alleanza Atlantica. Quello che c'è da dire è che il progetto di costituire un primo nucleo, una prima entità di forze armate europee, sono anni che viene discusso questo progetto, con scarsi risultati, perché non c'è una politica estera comune, ogni paese, diciamo, ha i suoi interessi nazionali. Basta vedere, per dire, per delle cose molto semplici, la diversa posizione sull'accettazione degli immigrati. Ma quello che colpisce, se uno presta un attimo l'attenzione, 21 paesi dei 27 paesi europei che fanno parte dell'Unione Europea, 21 paesi sono anche 21 paesi dei 30 dell'Alleanza Atlantica. Allora uno si può chiedere: ma come mai questi 21 paesi nell'Alleanza Atlantica vanno d'accordo da 73 anni
partecipano a queste esercitazioni, partecipano a operazioni comuni e non si trova una possibilità di sviluppare questo esercito europeo. Per una serie di motivi, adesso a mio avviso. Il primo perché l'Alleanza Atlantica nasce come un'alleanza, come dicevo prima, difensiva politico-militare. Quindi lo scopo dell'Alleanza Atlantica è di avere i suoi strumenti, prima politici per il dialogo, e quando il dialogo non diciamo fallisce, strumenti militari per difendere, come dicevo prima, i confini dell'alleanza. Mentre l'Unione Europea nasce comunque dallo sviluppo, comunque da basi prettamente di carattere economico. Se uno va a vedere nel passato, c'era la comunità europea del carbone e dell'acciaio, poi c'era l'euro, Atomic e tante altre entità, ma erano soprattutto di carattere economico produttivo. Poi si è passato anche all'unione dell'euro e solo nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi, possiamo dire, 30 anni, si è pensato a qualcosa anche di militare, ma non avendo disponibili forze militari, ma avendo un comando che è quello che fa adesso, studiare le possibili crisi alle quali l'Unione Europea può essere interessata e fornire consigli ai vertici dell'Unione Europea. Perché comunque poi c'è un altro aspetto, i soldati che fanno parte della NATO poi sarebbero quelli che una parte di quelli che dovrebbero poi far parte di questa forza comune europea. Cioè non è che abbiamo soldati targati NATO poi altri soldati targati Unione Europea, sarebbero sempre gli stessi sostanzialmente. Adesso sembra che dopo quella disastrosa ritirata da Kabul dell'estate scorsa e soprattutto dopo quello che sta succedendo lì in Ucraina, qualcosa si stia muovendo. Ma devo anche dire che l'Unione Europea aveva già creato, quantomeno sulla carta, i cosiddetti battle group, cioè dei gruppi tattici, cioè una forza di circa 1500 uomini multilaterali, quindi composta da militari di più paesi, già da 10-15 anni, ma non sono mai stati utilizzati perché a livello politico non si è mai arrivati al consenso di impiegare queste forze comunitarie. Sulla carta ci sono, teoricamente potrebbero ancora oggi dispiegarsi, quindi essere impiegati fino a 6.000 chilometri di raggio dalla città di Bruxelles, quindi fino all'Africa centrale, diciamo, tant'è vero che sono stati costituiti quando c'era alla fine degli anni 90, quindi nei primi anni 2000, quando l'Africa era un po' lì in subbuglio, c'erano tutte queste esigenze di evacuare i connazionali. Ma non sono mai stati impiegati, come dicevo, perché non c'era il consenso di tutti i paesi dell'Unione Europea. Ed è un passaggio non da poco questo. Generale Battisti, siccome ho 4 minuti, voglio farle 2 domande. Ha parlato di Afghanistan. Allora, lei ha scritto un libro insieme a Germana Zuffanti, che lo si intitola Fuga da Kabul. In qualche modo sono racchiusi anche dei consigli, visto che lei in guerra davvero c'è stato. E lei si è augurato anche che la NATO non ripeta gli stessi errori commessi in Afghanistan. Sì. Nel libro c'è anche una lettura non politicizzata di quello che è successo e penso ci possa aiutare, no, ad analizzare qualsiasi teatro di guerra, anche quello dell'Ucraina. A mio avviso l'Ucraina non è altro che la seconda puntata della fuga da Kabul. Quando l'Alleanza Atlantica, diciamo su pressione soprattutto degli Stati Uniti, si è ritirata in modo, non vorrei dire disastroso per non offendere i nostri soldati che hanno fatto un ottimo lavoro, ma in modo disordinato a livello politico soprattutto nell'estate dell'anno scorso. E quello che io ho sottolineato in questo libro, che non si sono valutati tutti gli elementi in causa che hanno portato poi a quell'uscita. Sostanzialmente chi ha negoziato questa uscita con i talebani sono stati solo gli Stati Uniti, per esigenze di carattere politico interno. Prima Trump, che sperava di ottenere un maggiore consenso nelle elezioni presidenziali. Successivamente Biden, anche lui per questioni di consenso interno, senza tener conto della realtà sul terreno. Noi in 20 anni abbiamo fatto, adesso dico noi,
militari, ma tutta la comunità internazionale ha fatto un grande lavoro, che però è rimasto incompleto, perché abbiamo cercato di trasferire il nostro sistema politico, il nostro sistema di gestione, di costruzione, di creazione delle forze armate alle forze armate afghane, al sistema politico afghano e alle forze armate afghane, senza tener conto che non tutto il mondo ragiona come noi occidentali. Noi abbiamo questa presunzione nel pensare che tutto il mondo la pensi come noi, si comporti come noi. Quindi non basta arrivare in un paese straniero distante, ma non solo geograficamente, ma per cultura, per storia, tradizione, religione, e dire va bene, portiamo la pace e il primo passo è fare le elezioni, come è successo anche in Libia, in paesi che in paesi dove non ci sono mai state queste elezioni democratiche. Ricordiamoci che la democrazia nel mondo occidentale ha 1000 anni di vita, sin dalla Magna Carta inglese dell'anno 1100. Quindi noi abbiamo impiegato 1000 anni o quasi 1000 anni per arrivare a queste forme di democrazia occidentali, che sono, non dico perfette, comunque che sono abbastanza consolidate e sicuramente accettabili, diciamo. Accettabili, no? Generale Battisti, io le chiedo davvero scusa, ho 30 secondi. Mi dica. No, devo chiudere, chiudere, volevo lasciarle concludere l'intervento. No, volevo dire che noi dobbiamo, quando interveniamo in paesi stranieri, noi dobbiamo capire e studiare prima di tutto la cultura, la storia e gli usi e i costumi, e poi operare secondo il loro sistema di vita, non cercando di imporre il nostro. Poi un po' alla volta si possono anche dare degli input per cercare di migliorare o di esportare segnali che possono venire dal nostro sistema di vita, ma senza imporli, perché poi questi sono i risultati. Molto chiaro, posso invitarla ancora, perché avevo una lunga serie di domande che non ho avuto il tempo di farle. Certo. Allora, grazie al generale di Corpo d'Armata, Giorgio Battisti. Buonasera.